Ciao a tutti, finalmente sono riuscita a fare questo primo video per il mio canale Marty Art Vlog. Avevo detto che l'avrei fatto ieri sera, però ho avuto qualche contrattempo, quindi lo sto facendo adesso. Allora, ho deciso di aprire questo canale per parlare con voi, rispondere alle vostre domande, farvi vedere i miei progetti e altre cose varie, ma comunque sia più che altro per farmi conoscere meglio da tutti voi che mi seguite e farvi vedere come sono realmente, perché comunque sia da uno stato su Facebook non potete capire come è fatta una persona. E niente, nella mia pagina vi ho chiesto di scrivermi qualche domanda, però non mi ha scritto nessuno. Le domande totalizzate sono state zero. Invece nello stato dove ho scritto se vi sarebbe piaciuto che aprissi questo canale o meno, ci sono state due persone che mi hanno fatto due richieste, non due domande, due richieste. Allora, la prima è Giulia, che è una mia grande amica, che mi ha chiesto espressamente di mettermi Skype. Allora, questa domanda nasce da un piccolo intoppo che è successo qualche tempo fa, che ci dovevamo vedere per webcam e lei mi ha chiesto se c'avevo Skype. Gli ho detto no, mettiamoci lì a parlare su Facebook perché Skype non ce l'ho. Skype non me lo posso mettere perché il mio computer è troppo piccolo, è un PC HP mini e non può supportare programmi e cose varie, anche quelli più stupidi, per esempio Photoshop non lo può supportare. Infatti non ho neanche la tavoletta grafica, quindi se avessi la tavoletta grafica la dovrei mettere in un altro computer, perché cioè non so come funziona, se si attacca Photoshop alla tavoletta, cioè non so niente, io sono ignorante in questo ambito. Poi Carlo Lancillotto della Rovere, non so come si legge, scusa, mi ha chiesto se potrei fare dei tutorial sul disegno. Allora, io ci ho già provato l'estate scorsa a fare dei tutorial con un altro canale, cioè avevo aperto un altro canale, che non vi dirò il nome perché i tutorial sono sceni. Infatti poi ho dimenticato pure la password, quindi non posso neanche andare là ed eliminarlo, ma quel video andrebbe segnalato proprio perché è una cosa orribile. Vabbè, in quell'altro canale ho cercato di fare dei tutorial sul disegno, che però non sono andati bene perché stavo appena imparando a disegnare e ho voluto subito cercare di fare tutorial, e non avendo ancora bene formato le basi, stavo ancora alle prime armi, è andato male. Poi non mi ritengo neanche adatta a fare dei tutorial perché non sono ancora brava, cioè sto allo stesso livello di, credo, di un po' tutti. Non sono come, che ne so, Giada Romano per esempio, o Kuniken, o Miu, o Masaya, oppure Elisabetta Cifone. Ho detto le autrici che stimo di più. Cioè, non arrivo assolutamente ai loro livelli. Magari quando sarò più grande. Adesso andrò al liceo artistico a settembre. Cioè, adesso andrò al liceo artistico tra qualche settimana. E imparando bene l'anatomia, credo che potrò insegnarvi qualcosa. Cioè, spiegarvi, darvi qualche consiglio in più. Però se volete chiedermi qualcosa, che ne so, avete un dubbio, chiedete pure, io non, cioè non è che mi offendo, oppure vi dico no, non vi posso, non vi aiuto, mi state antipatici. Vi dico semplicemente ok, ti posso aiutare come riesco, come credo di aiutarti in modo giusto. Non so se si è capito molto bene quello che ho detto, però la sostanza è quella. Perché io, per esempio, di solito quando si disegna un corpo anatomicamente corretto, la persona che lo sta disegnando dovrebbe fare,
farsi tutto uno schema. Io per esempio quello schema non lo faccio, disegno direttamente il corpo, perché siccome ho cominciato a disegnare ricopiando, diciamo che rispetto le proporzioni con l'occhio, cioè vedo se qualcosa si vede bene, non so se è proporzionato bene o no, però per il mio occhio va bene, cioè vado come va il mio gusto estetico, si può chiamare così. Sì, diciamo che è più o meno così che per me funziona. Allora, per chi invece sta guardando questo canale, questo video perché ci è finito a caso, stava girando così e quindi è finito su questo video, mi presento, piacere a tutti, sono Martina e ho aperto questo canale giusto per parlare, come ho già detto prima. Sono l'admin, la proprietaria, vabbè, quella che scrive nella pagina Marty Art, che è una pagina di disegno manga, perché io disegno, cioè provo a disegnare manga. E niente, se volete darci un'occhiata, volete lasciare un like, sempre se vi va, e non obbligo nessuno. Lascerò, non ho ancora lasciato perché sto girando il video, ma lascerò il link in descrizione. E che altro dire? Vi volevo parlare di un po' di miei progetti. Adesso sto lavorando a un concorso, un contest di disegno che ha indetto il Romix insieme alla Croce Rossa, la Croce Rossa italiana, che praticamente parla di una famiglia di supereroi. E lo scopo di questo contest è praticamente i partecipanti devono disegnare un membro di una famiglia oppure tutto il nucleo familiare, come se fossero i portavoce della Croce Rossa, e devono rispettare i sette come si chiamano? I sette principi della Croce Rossa, ok? Che sono umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato. E poi non lo leggo. Volontariato, unità e universalità. Allora, se volete partecipare a questo concorso, dovete andare al sito del Romix, cliccare sul link del concorso, leggervi tutto il regolamento, fare il disegno e la vignetta. Dovete fare un disegno, cioè no, io l'ho fatto il disegno, dovete fare una vignetta, una tavola di almeno 8 vignette che spieghi, dove c'è questo personaggio che spiega i 7 principi. Non è proprio così, però io l'ho inteso così. Leggetevi il regolamento, compilate il modulo e partecipate al concorso. Vi parteciperò anch'io, quindi semmai ci conosceremo se tutto va bene. Allora, chi viene selezionato? Ci stanno due categorie. Allora, chi viene selezionato solo il disegno, quindi verrà appeso là allo stand dove si terrà il concorso, oppure ci saranno i finalisti che gareggeranno a Romix dal primo al 3, si è spento il computer, dal primo al 3 e sotto la supervisione di fumettisti che saranno selezionati più avanti, quindi saremo sotto gli occhi di professionisti. Io non mi aspetto di vincere assolutamente, però boh, sarebbe un figo, sarebbe una nuova esperienza. E mi piacerebbe, certo, non lo nego. Vi faccio vedere il mio personaggio, si chiama... ho deciso di chiamarla Claudia, e ha, diciamo, le sembianze di mia sorella. Ed è questa qui. Tutti i personaggi dovranno avere la maglietta con il 7, il logo. E niente,
questa è Claudia, non me la shippate, se no vi denuncio. Vi denuncio per copyright. E niente, se volete partecipare, cioè, non lo so, vi lascio pure il coso, come si chiama, pure il link del Romix. Però vabbè, andate Romix, lo cercate, lo trovate subito su Google, quindi non è che vi devo mettere pure il link del Romix, anche perché facendo tutto dal cellulare non so minimamente come si faccia. Poi io sto scrivendo un manga che si chiama Solo Te, che sembra un po' alla romana, Solo Te, però era perché il titolo iniziale era Voglio Solo Te, poi è rimasto Solo Te e era carino anche Solo Te, però non lo so, suona un po' strano. Questa è la copertina che ho già messo in pagina. Ha totalizzato un sacco di like, oddio, non mi ricordo quanti, neanche quanti erano. Aspettate un attimo, vado a controllare. Undici like, wow. E niente, lei è Diana, la protagonista. Poi ci sarà Nicolò, che sarà il suo migliore amico. Non niente spoiler, tanto si sa come va a finire. Vabbè, sono i protagonisti. E poi c'è, ho già fatto la prima tavola. Oddio, aiuto, cade. Ho già fatto la prima tavola, che non avendo la tavoletta grafica, come ho già detto, non posso trasferirli in digitale, quindi non li posso inchiostrare, non posso mettere i retini e faccio tutto a mano. Non è ancora inchiostrata, è solo a matita. Questa è la prima vignetta e questa è le altre due. Siete curiosi di sapere cosa c'era scritto? Qualcuno stopperà, spero che lo faccia. Però vabbè, se volete saperne di più, se siete già... se avete già il like a Marty Art, saprete di più in futuro. Se invece non ce l'avete, per sapere di più mettete like a Marty Art. Sì, io mi faccio pubblicità da sola. Poi questo è un piccolo schizzo che ho fatto di... che non ho messo in pagina, di Diana e Nicolò da piccoli. Scusate la posa strana delle mani tipo a paletta messa così di Nicolò. Cioè, Diana stanno pure carine, però Nicolò, boh, sembra un robot. Sembrano entrambi robot. Era solo per vedere come si fanno i bambini, perché non li sapevo disegnare. Cioè, come si disegnano i bambini, ecco, così è tutto meglio. Perché non li sapevo minimamente disegnare e in più volevo vedere che vestiti mettergli nel primo capitolo. Poi questo non vi faccio vedere il quaderno perché sennò vi scandalizzate, per chi non piace questo gruppo musicale. Queste sono le tavole, come le metto io di solito. Questa è la prima tavola, questa è la seconda, terza, quarta, quinta e copertina del primo capitolo, dell'anteprimo, quello che mi sei tavole. Io le metto così, è una cosa un po' strana. E poi questo blocco qua, questo coso però di disegni, è il mio blocco pieno di disegni. Ci stanno tutti i disegni che potete trovare benissimo su Marty Art, praticamente un intero blocco. Ah, vi volevo far vedere due cose in particolare, che sono fan art che ho fatto per due canali YouTube. Quindi vi faccio pubblicità, quindi dovete ringraziarmi. Allora, Jack Barn, gli ho fatto la fan art, quindi se cercate Jack Barn con questa copertina su YouTube lo trovate. È un gamer, credo si dica così, io gli ho fatto questa fan art circa un anno fa. Poi ci stanno... ah, gli ho fatto... ok. Ci stanno i Gangster Link, che è un altro canale, prank, scherzi telefonici, challenge, ed è questo qui. Questa è la copertina, è il disegno, copertina, perché la chiamo copertina, vabbè. Questa è la fan art che gli ho fatto per i loro 5.000 iscritti, si chiamano Gangster Link. E come copertina hanno un'altra mia fan art che gli ho fatto, solo che l'ho regalata a una mia amica che è molto fan di questo canale. Poi, come avete già visto prima, mentre
sfogliavo, ho fatto una fan art a Giada Romano e sua sorella Ambra. E un'altra fan art ad Ambra, che adesso a settembre, cioè ora, deve uscire il suo primo singolo. Sì, Ambra è una cantante, Giada è una mangaka. Una coppiata fantastica. Poi qui, ignorate qua dietro Jeff the Killer. Qua ho un disegno di Diana. E suona il telefono. E continua a suonare il telefono. Ok. E poi qua c'è un disegno di Jeff the Killer, Nina the Killer e mia, che è una mia yandere che ho disegnato. Qua c'è un altro disegno di loro due, cioè di lei, ha tipo una doppia personalità, versione yandere e versione normale. Vabbè, questo era tutto quello che vi dovevo dire per il primo video. Ok, e niente, è tutto per il primo video, penso vada bene, perché comunque si ho detto un po' di cose a caso che non mi fregano minimamente. Oppure magari sì, spero che non vi siate troppo annoiati ad ascoltare questi 16 minuti mentre io parlo a bambera. Allora, ho deciso di fare un video alla settimana o due volte a settimana, ci sto ancora pensando, magari faccio il lunedì e il venerdì, però dopo è troppo tipo vicino il venerdì dal lunedì. Vabbè, ci sto ancora pensando. E pensavo di fare anche dei contest, queste cose qui, perché sarebbe un'idea carina, cioè sarebbe bello. Vabbè, come ho già detto questo, sì, ripeto tante volte le cose, sono logorroica. E questo canale l'ho fatto per avvicinarmi di più a voi. E niente, ciao da Martina. Che finale strano. Vabbè, è stato un piacere e spero che mi continuiate a seguire su MartiArt, mi continuate a sostenere. Spero che continuerete a seguirmi sia nella mia pagina che nel mio canale, e spero che vedrete anche gli altri video e che non vi siate annoiati troppo. Ho parlato un po' tanto, scusate. Ciao a tutti e grazie.